Deixe casa. Avete mai sentito parlare di acqua? Io voglio lasciare un segno, voglio mandare un messaggio chiaro, io voglio essere di esempio. Non mi importa delle mie azioni arrivate a questo punto, questa non è più la mia realtà. Mi hai fatto il vuoto intorno, non trovo più nessuno disposto ad affidarsi a me. Credi che sia arrivata fin qui per grazia ricevuta o per merito? Sai quanto contano in questa scacchiera i meriti? Niente! Niente! Tu sei un pezzo superbo, pieno di te e nient'altro. Non possiedi un barlume da come tanti. Non sai nemmeno lontanamente come si gestisce il potere. È solo un caso che tu stia sedendo sul posto più in alto di tutti. Stiamo passando la nostra vita rincorrendoci su uno spazio di colore, cercando di prevaricarci l'un l'altro, combattendo contro degli esseri identici a noi. Che stranezza! Siamo così abituati a rivolgerci ai nostri superiori che avevo dimenticato il tono naturale della mia voce. Stiamo lentamente scardinando le loro difese. Presto ci verranno aperte le porte della vittoria. E attraverso le nostre regole che noi possiamo sopravanzare i nostri avversari. Tutto ciò che è al di fuori è illusorio, vano e destabilizzante. Solo ora mi sto rendendo conto che non ho fatto altro che eseguire ordini senza pensare, andando incontro a situazioni sgradevoli che prescindevano dalla mia volontà. Noi dobbiamo combattere qui dentro. Sono solo inutili deviazioni mentali e io preferisco di gran lunga la fisicità. È di materia che siamo fatti, è la materia che conosciamo, è l'unico interesse nostro. Passiamo da questo istante fino all'ultimo. Io voglio la vittoria. La tattica stessa è senza reale senso di difesa. Perché non sei me.